Quinta posizione della nostra 5-Up settimanale per junior del team Valcar PBM, Roberta Tasca, protagonista della gara di Vada con un ottimo secondo posto. Alle spalle della mattatrice di questo inizio di stagione, Michela Pavin, della vecchia Fontana. La gara è stata caratterizzata da una fuga a 10 che ha sorpreso il gruppo quando mancavano una trentina di chilometri all'arrivo e sono andate a contendersi il successo. Oltre alla Pavin e alla Tasca, protagoniste anche la toscana Michela Balducci dell'Eurotarget X-Active, alla fine terza, e la bergamasca Simona Crotti dell'UC Sforzatica, che ha concluso in ottava posizione. Quarto posto per lo junior team della TX Active Bianchi, protagonista anche nell'ultimo weekend con una strepitosa tripletta messa a segno nel Gran Premio d'Inverno Giovanile a Grotte di Castro, nel Lazio. Vittorie per l'esordiente Katia Moro, l'allieva Chiara Teocchi e l'allievo Giorgio Rossi, a cui va aggiunto anche il secondo posto del compagno Oscar Vairetti. Terza posizione per l'allievo Andrea Cortinovis della Fulgor Seriate, splendido vincitore sul traguardo di Bolgare nella gara di apertura della categoria. Volata mozzafiato e decisivo l'ultimo colpo di reni per battere il favorito Davide Plebani. Secondo posto per la campionessa italiana donne allieve Claudia Cretti della Molinello Futon Servetto, che domenica scorsa a Vada ha aperto la sua stagione vincendo lo sprint con una facilità quasi disarmante. Prima posizione della nostra 5-Up settimanale per un'altra gradita sorpresa, il dilettante bergamasco Enrico Barbin della Trevigiani Dynamo Bottoli, che sempre la scorsa domenica a Sovizzo ha vinto la piccola Sanremo, precedendo Formolo, Aru, Cecchinel e Dall'Osti, con i quali si era avvantaggiato sul resto del gruppo di testa proprio nel corso dell'ultimo chilometro.